Salve carissime, benvenute, bentrovate, siete nel mio canale Zaire sui tarocchi, faremo questo interattivo. Quando mi pensa, come mi pensa, cosa realizza della nostra situazione? Quindi noi ci chiediamo qualcuno che in questo momento è lontano da noi e se ci pensa, come ci pensa e cosa realizza della nostra situazione. Faremo questo interattivo. Breve ad unica variante con i Romantic Tarot, con le nostre meravigliose carte dell'amore, gli angeli dell'amore, e poi anche con le mie carte verdi e carte gialle di Zaira. Allora, cominciamo a vedere questa persona quando vi pensa, come vi pensa. È caduta la carta luna di miele, vedete? Quindi vi pensa questa persona come trascorrere, non so, del tempo insieme, come godere del tempo trascorso insieme, vi pensa come se vi volesse in qualche modo incontrare e vivervi. E poi vi pensa, fondo mazzo abbiamo anche il fidanzamento, vi pensa in una situazione di raggiungere con voi un livello più elevato. Più un impegno e un livello più elevato da addirittura essere anche un fidanzamento. Guardate, questa carta luna di miele significa proprio quando si vuole trascorrere del tempo con gioia, proprio come quando si fa una luna di miele. Quindi quando vi pensa come vi pensa come una persona a lui cara, come una persona con cui vorrebbe trascorrere del tempo. Ma del tempo gioioso, di vacanza, di gioia e soprattutto vi pensa come una persona che vuole, come dire, gratificarvi di più a livello sentimentale, tanto che viene questa carta proprio fidanzamento che contestualizzando comunque è una carta dove si vuole arrivare a migliorare la situazione sentimentale. Quindi vi pensa così. Vediamo ancora. Sto prendendo alcune altre carte. Ecco qua, guardate, vedete qua ragazze come le carte, mamma mia. Allora, qui esce: non è come pensi tu. Ok, quindi se lui dice, magari voi pensate che questa persona non se ne frega di voi, invece non è così, perché qua dice proprio, esce qua fuori proprio l'apoteosi, ti amo, quindi questo quando pensa, mi pensa, come vi pensa a questi termini, per lui dice sei la più bella per me, ok? Prendiamo un'altra carta e poi vedremo il fondo del mazzo. E so di avere un brutto carattere, quindi si addossa un po' tutta la situazione. Dice, vedete, perché lui dice amo corteggiare, ma non voglio i legami. Quindi lui qua butta giù la maschera, per così dire, no, la maschera, no, butta giù il suo pensiero riguardo a appunto cosa realizza della vostra situazione. Quindi cosa realizza? Che vorrebbe trascorrere più tempo con voi, un tempo magari anche dolce, piacevole, intimo, che vorrebbe anche far crescere questa situazione. Questa persona vi ama, non è come pensate voi, vi ritiene la più bella per lui. Sa di avere un brutto carattere perché? Perché ama corteggiare e non vuole legami. Quindi è una persona che fondamentalmente non si vuole impegnare. Andiamo ancora adesso a vedere con i tarocchi, andiamo a vedere. Io direi, vediamo la carta, non è come pensi tu. Ecco, uscita questa e la prendiamo. Dovuto uscire. Qui abbiamo i quattro di spade, quindi la carta del silenzio, di andare e venire all'infinito e comunque, come dire, morire e rinascere, no? La carta quasi dell'altalenanza. Quindi questa carta dell'altalenanza, voi pensate che questa persona fa questo nella vostra vita, entra, esce, entra, esce, entra, esce. Invece qua dice non è come pensi tu perché io sono questo è un cavaliere di coppe, io sono una persona interessata a te a livello sentimentale, di seduzione, di amore e anche di entusiasmo.
E qua il cavaliere non è a cavallo, perché quando è a cavallo si muove e si sposta. Lui dice: sì, forse ti posso dare l'impressione che io faccio come il cavaliere di coppe, perché il cavaliere di coppe è uno spasimante, un fidanzato che va e viene. Ma lui in queste carte, vedete, è a terra, sta brindando. Il cavallo è una statua, quindi lui dà l'idea di essere un cavaliere di coppe, ma in realtà è molto preso da voi, però vuole dare quell'idea. Vediamo un attimo, questa proprio aprirla è una soddisfazione. Vediamo cosa esce nella, sì, nella canzone, nella carta Ti amo. Ovviamente contestualizzate, se è una persona che conoscete da poco significa una grande potenzialità, è ovvio. Allora andiamo a vedere, quindi questa persona, perché c'è la carta Ti amo, ecco qua la torre. Allora, qui c'è stato sicuramente un gran colpo di fulmine, eh? C'è stato anche un crollo di questo colpo di fulmine. Questa persona, 4 di bastoni, vi ritiene così. Ora, per alcuni potreste essere sposati, quindi una donna che si sceglie per la vita, oppure una compagna, perché non è il matrimonio, una compagna, dove avete fatto figli, eccetera. Per tanti altri potrebbe essere semplicemente che lui vede o aveva la percezione di voi di questo, di una compagna per la vita. 4 di bastoni, un matrimonio, un'unione, un amore karmico. Però qua c'è stato una catastrofe, un crollo. C'è questo colpo di fulmine che lui ha avuto nei vostri riguardi. Però sono successe delle cose che evidentemente hanno distrutto il tutto. Perché se voi siete avvicinati a questa domanda, si vede che non sapete ciò che lui pensa. Quindi vediamo ancora cosa realizza della vostra situazione. Vediamo se è la più bella per me. Abbiamo un 2 di bastoni, quindi qua c'è ambizione, passione e grande emozione nei vostri riguardi. E abbiamo la carta del carro, ragazze, ragazzi. Questo vuole una realizzazione. Ha la speranza. Non vuole cambiare strada con nuovi amori, vuole voi perché siete quella che lui vuole allineare nella sua vita, ok? Vediamo adesso, so di avere un brutto carattere. E qua invece viene un bel re di coppe. Allora, il re di coppe è pur vero, fondo mazzo, abbiamo il 3 di spade. Ecco il suo brutto carattere. Allora, questa è una persona che ha sempre un forte desiderio. Può essere innamorato, può essere un marito ideale, un amante ideale, un padre ideale. È una persona sanguigna di pancia, però anche questo suo modo di fare, vedete, può dire bugie, può tradire. C'è sempre un triangolo, duello, perdita. Quindi lui crea queste situazioni perché? Perché non vuole, vuole rimanere libero. Ha un brutto carattere, il suo brutto carattere è questo, che così prima vi porta in paradiso e poi vi fa soffrire con il 3 di spade, che ci parla proprio di una sofferenza nell'ambito dei sentimenti. Vediamo, apriamo pure, amo corteggiare ma non voglio legami. Viene fuori una bella regina di denari. Lui sa che voi invece siete una donna stabile, perché la regina di denari, ragazzi, Capricorno, Vergine, Toro, è una persona stabile, che vuole stabilità, una donna abbondante che sa dare tanto e vuole tanto. Quindi qua dice io ti offro questo, adesso chiedi e mi sarà dato. Cioè io ti do questo, tu mi devi dare quello che ti do io, né più e né meno. A fondo mazzo invece abbiamo anche il 2 di coppe. Quindi lui dice che ama corteggiare ma non vuole i legali, ma in realtà per voi è diverso. Regina di denari e 2 di coppe. Ha un'affinità, i vostri cuori sono agitati e questa persona è molto presa da voi. Vediamo un po'. Facciamo la domanda adesso, cosa realizza della vostra situazione? Vediamo cosa realizza. Prendiamo 3 carte e poi vediamo il fondo mazzo. Abbiamo un 2 di spade, abbiamo la carta del ritorno pazzesco, abbiamo il 5 di coppe. Fondo del mazzo abbiamo un cavaliere di bastoni. Questa persona realizza che vuole tornare da voi, deve fare, cioè deve prendere una scelta. Non riesce a prendere questa scelta, 2 di spade, perché non ha il coraggio di mostrare questa passione, questo amore. Quindi che cosa succede? Si chiude nel suo rimpianto. Quindi conflitti, baruffe, rimpianto, abbiamo 5 di coppe, si guarda quelle 3 coppe che sono cadute e non vuole andare oltre la soglia, non vuole andare a questa decisione, a questa scelta che deve seguire.
e continua ad avere questo suo atteggiamento nei vostri riguardi da così da conquistatore, no? Perché il cavaliere galante dovrebbe scacciare via le sue paure e lasciarsi andare ai sogni e venire verso di voi così. Questa è la sua energia, cavaliere di bastoni che vuole in tutti i modi raggiungervi, donarvi la sua passione, la sua attrazione, tutto ciò che sente per voi. Quindi cosa realizza? Realizza questo di questa situazione, che non ha il coraggio di fare un passo pur volendolo fare, perché non ha il coraggio, proprio non ha il coraggio, non ha gli attributi e quindi si groggia in questa situazione. Ragazze, questo è tutto. Io vi ringrazio di essere stati con me. Vi do alcuni suggerimenti. Qua abbiamo segni di terra, già l'ho detto, quindi Capricorno, Vergine, Toro. Abbiamo segni di acqua, quindi Scorpione, Pesci e Cancro. Abbiamo segni di aria, Bilancia, Gemelli, Acquario. E qua è venuto fuori anche i segni di fuoco, Sagittario, Leone, Ariete. Abbiamo tutti e quattro gli elementi. Ragazze, un abbraccio di luce, mi raccomando, like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio sempre di seguirmi. Un abbraccio di luce, ciao a tutti.